repertorio di Franco è molto vasto, va dal 300-400 fino ai giorni nostri, quindi è delizioso, è veramente a largo spettro, per cui a volte lui usa la chitarra come se fosse un liuto, e sicuramente con gli stessi effetti. E poi arriva anche alla musica attuale, con una piacevolezza straordinaria, come potete sicuramente sentire a me. E questa è una sarabanda, ve l'ho detta prima, diciamo, come non ce l'ha detta. Questa è una sarabanda di Robert De Vizy, andiamo un po' più in là ormai, quindi nato nel 1650, quindi vissuto anche nel 700. Era lui un polistrumentista, cantante, alla corte di Luigi XIV, ebbe, ha composto un po' di opere e quindi anche per gli strumenti che ho detto, era anche un gambista. Un gambista è quello che suona la pelota da gamba e fa, realizza il cosiddetto basso continuo. Il 600 è stato così un po' anche nominato, no? L'epoca del basso continuo. Che cos'è il basso continuo? No, questo ve lo spiego la prossima volta, se no non finisco più. Questi occhi d'oro.
scinge tanto all'amor. Se vos ma non dormo per la piezza cagno cuore, quando spunta la luna a mare chiare, a mare chiare in cesta la passione vince d'uzzurella, darò una toga in tale testa, passerà uova sotto murmurella, a mare chiare in cesta la festa. Oh!